estate, allora cosa c'è di meglio che fare le nostre ispirazioni quotidiane al mare, direttamente al mare. E sono, come potete vedere, non me ne vogliano gli amanti del mare italiano, io amo il mare italiano certamente, ma non lo amo così tanto come il mare di Creta, anche perché è una terra veramente che traspira un'energia ctonia, un'energia veramente di profonda maestosità, antica, antichissima. E se riesco, in una delle prossime puntate vi porterò in uno dei più bei luoghi archeologici, misteriosissimo, anche davvero metafisico. Se riuscirò, però non so, non ve lo prometto, ecco. Ma vi prometto invece che vi impegnerò a regalarvi ogni volta questa settimana un video di ispirazione quotidiana da una spiaggia diversa. Oddio, spiaggia, parlare di spiaggia qui è abbastanza improbabile, comunque da luogo di mare diverso di Creta. E voglio cogliere l'occasione, ispirato da questa terra, per ispirarvi attraverso storie di crescita personale che riguardano per l'appunto la Grecia, sostanzialmente, perché di questo si tratta. E la prima storia che voglio raccontare riguarda proprio il mare. Quando uno guarda questo mare così potente, impetuoso, non può, almeno così a me ha fatto ricordare immediatamente la celeberrima frase finale dell'Anabasi di Senofonte, quando i 10.000 greci, mercenari greci inseguiti per tutta la Persia, soli, completamente privi di qualsiasi possibilità di alleanza con alcuno, riescono finalmente a trovare la definitiva strada di casa, cioè arrivare alla costa, ed ecco che gridano: Thalatta, Thalatta, mare, mare. E proprio da questi 10.000 mercenari greci oggi impariamo quattro lezioni di crescita personale. Primo insegnamento di crescita personale: resistenza e determinazione. La storia appunto dell'Anabasi di Senofonte racconta di questi 10.000 mercenari greci inseguiti dall'esercito di Ciro il Grande persiano, dai persiani in terra persiana, devono riuscire a tornare a casa. Una storia peraltro archetipica, quante sono le storie hollywoodiane legate a questo tipo di modello, che è un modello peraltro che richiama ancor più anticamente certamente l'Ulisse, quindi il ritorno attraverso innumerevoli peripezie. Resistenza e determinazione, devono affrontare i nemici, devono essere intelligenti e scaltri, devono riuscire a persistere fino ad arrivare al loro traguardo. In 10.000 riescono attraverso tutto il territorio a fare tutto questo. Resistenza e determinazione, il primo insegnamento. Secondo insegnamento: collaborazione. Forse l'insegnamento più importante, soprattutto per noi oggi, per il mondo di oggi che sembra diventato incapace di collaborare. I 10.000, per sopravvivere, devono dimenticare la competizione reciproca, devono dimenticare le invidie reciproche, devono dimenticare i torti subiti e unirsi insieme per sopravvivere. Soltanto insieme possono farcela, e ce la fanno. Terzo insegnamento di crescita personale dai 10.000 è un altro insegnamento molto importante, semplicissimo ma centrale anche per oggi: capacità di adattamento e di flessibilità. Situazioni impreviste, situazioni improvvise, cambiamenti improvvisi di scena, pericoli che compaiono in maniera estemporanea, senza preavviso, capacità di adattarsi alle circostanze, capacità di accettare anche l'imprevedibilità, adattamento e flessibilità. E infine la gioia del traguardo, riassunta proprio questa gioia dall'espressione magnifica Thalatta, Thalatta, il mare. Il mare,
il traguardo tanto agognato è stato raggiunto. Celebrarlo, celebrare i nostri successi, celebrare la nostra realizzazione. Certo, per fortuna, la nostra realizzazione, il nostro successo può essere anche piccolo da questa prospettiva, perfino irrilevante rispetto alla sopravvivenza dei mercenari greci nell'Anabasi. Ma l'insegnamento che ci dà un'esperienza così estrema e così potente è quello proprio di essere consapevoli del raggiungimento dei nostri traguardi e celebrarli. E quindi auguro anche a voi di gridare ogni giorno: Thalatta! Thalatta!